Allora, Aeroporti di Puglia è la prima rete aeroportuale italiana. Il riconoscimento è arrivato con un decreto interministeriale e ci consentirà di difendere, anzi di aumentare gli investimenti anche sugli aeroporti, diciamo, con minor traffico passeggeri, come quelli di Foggia e di Grottaglie, e di utilizzare le maggiori entrate sugli aeroporti di Bari e di Brindisi per sostenere i costi anche degli aeroporti con minor traffico passeggeri. Questo in vista dell'allungamento della pista di Foggia per consentirne l'adibizione a base della protezione civile e ovviamente nella speranza che sia Foggia che Grottaglie siano anche oggetto di interesse da parte di private compagnie, anche se possibile con qualche sostegno da parte della Regione Puglia. Insomma, se fino a ieri ogni anno era in discussione il classamento di questi aeroporti e c'era il rischio che l'ANAC o il Ministero ci chiedesse di valutarne la superfluità, oggi nel momento in cui tutti e quattro gli aeroporti pugliesi sono entrati nella rete, diventano parte sostanzialmente di un'unica gestione e sono tutti e quattro validamente a servizio delle esigenze produttive e turistiche della Regione Puglia, e quindi questo ovviamente è un risultato, è la prima regione italiana ad ottenere questo prestigioso riconoscimento che deriva da una direttiva europea poi tramutata in una legge italiana. Siccome noi abbiamo quattro aeroporti, e quattro aeroporti sono meglio di due, però due di questi sono meno redditivi, creano meno guadagni degli altri due, con questo sistema noi possiamo utilizzare i guadagni di Bari e di Brindisi su Foggia e su Grottaglie senza essere oggetto di eccezioni o di contestazioni da parte del Ministero. Questo ovviamente rafforza la rete ed impedisce che in futuro qualcuno ci chieda di chiudere uno dei due aeroporti meno importanti o comunque meno trafficati in questo momento. Quindi è una cosa importantissima perché li abbiamo messi in sicurezza.